In questo video parleremo di orti e lo faremo con Bruno. Bruno è fiero di essere un coltivatore di orti, pensa che ognuno di noi dovrebbe avere un orto, basta supermercati, dobbiamo crescere noi le nostre verdure e poi è facile, tutti possono farlo. Ma siamo sicuri? Davvero sicuri? E allora vediamo. Dai, muovetevi, non abbiamo tutto il giorno. Ma dai, come si fa? Mica posso costruirti una macchina. Ok ragazzi, ora annaffiamo questi carciofi e abbiamo finito. Bene. Ma dai, ora sono anche tutto bagnato, ma cosa devo fare con voi? Devo far parlare le piante? Qui mi ci vorrebbe la zappa, hai capito? La zappa. Ma eccolo qua la pianta. Ma dai, che ci faccio con questa? Così non si può lavorare. E allora Bruno? È difficile, eh? Vorresti che gli orti fossero davvero per tutti? E allora rendiamo gli orti coltivabili. Sì! Noi parteciperemo a questo progetto coltivabili, orti senza barriere. E lo scopo è poter far vedere a tutti il fatto che cercando di pensare in maniera un po' diversa un comune orto possono farlo anche dei non vedenti o degli ipovedenti. Sentire il profumo della terra è un piacere per tutti sicuramente. Abbiamo tantissime idee, tra le quali quella di far parlare le piante attraverso la misurazione dell'umidità. Il cervello dell'Arduino potrebbe rilevare l'umidità e se è troppo poca far parlare la pianta dicendo ho sete, per esempio. Possiamo far parlare anche i sassi. Sono Fenice Lisa, è un'associazione che accoglie i ragazzi di tutte le patologie, dal fisico al ritardo mentale, all'autismo, ai non vedenti. Con questa raccolta fondi spero di fare una cosa veramente. Questi contenitori, queste vasche, la terra per tutti quanti noi è faticosa e tutto, però è gustosa. Vorrei alzare la terra e farla portare al loro livello. C'è il detto che dice che la terra è bassa, no? Che ci si spacca la schiena. Effettivamente rialzandola noi abbiamo l'accessibilità sia per i bambini che per gli anziani, che per portatori di handicap. L'idea l'abbiamo anche noi copiata, è un'idea anche vecchia in fondo, perché gli stessi orti medievali avevano già dei letti rialzati. Allora, noi abbiamo preso da 8 anni una struttura del comune di Massa, dove c'è un grande parco. Abbiamo proprio voluto che i nostri ragazzi, sia quelli in carrozzina, che quelli psichici, che quelli non vedenti, mettendo un orto accessibile a tutti, disabile lì è pienamente autonomo. Ha il suo bancone, si prende, si mette, si fa e si pianta la sua piantina. Cioè, bisogna essere i primi a dire non vogliamo un aiuto, noi siamo autonomi e ci dovete dare la possibilità di poter essere autonomi. Che la rete è importante, una rete con tante associazioni ha dato anche la possibilità di poter conoscere quelle che sono le varie difficoltà e le varie, diciamo, capacità che ci hanno gli altri per poterle condividere e riportarle anche nel nostro territorio. Vogliamo gli orti coltivabili per tutti. Dateci una mano! Vai!